Leggeremo L'Incipit di Siddhartha, romanzo di Hermann Hesse, pubblicato la prima volta nel 1922. Libro che ha riscontrato negli ultimi anni uno strepitoso successo in tutto il mondo, per merito soprattutto dei giovani che lo hanno riscoperto come un loro testo, trovandovi quell'insegnamento di vita evidentemente non trovato altrove. Chi è Siddhartha? È uno che cerca soprattutto di vivere intera la propria vita, ci si immerge insoddisfatto di ogni dottrina, di ogni religione, di ogni sapere astratto, attraversa la vita e ne emerge come il Buddha storico con l'illuminazione sotto l'albero in riva al fiume. Il libro comincia così. Il figlio del Bramino. Nell'ombra della casa, sulle rive soleggiate del fiume presso le barche, nell'ombra del bosco di Sal, all'ombra del fico crebbe Siddhartha, il bel figlio del Bramino, il giovane falco, insieme all'amico suo, Govinda, anch'egli figlio di Bramino. Sulla riva del fiume, nei bagni, nelle sacre abluzioni, nei sacrifici votivi, il sole bruniva le sue spalle lucenti, ombre attraversavano i suoi occhi neri nel boschetto di mango, durante i giochi infantili, al canto di sua madre, durante i santi sacrifici, alle lezioni di suo padre, così dotto, durante le conversazioni dei saggi. Già da tempo Siddhartha prendeva parte alle conversazioni dei saggi, si esercitava con Govinda nell'arte oratoria, nonché nell'esercizio della facoltà di osservazione e nella pratica della concentrazione interiore. Già egli sapeva come si pronuncia impercettibilmente l'Om, la parola suprema, sapeva assorbirla in se stesso, pronunciandola silenziosamente nell'atto di inspirare, e sapeva emetterla silenziosamente nell'atto di espirare, con l'anima raccolta, la fronte raggiante dello splendore che emana da uno spirito luminoso. Già egli sapeva, nelle profondità del proprio essere, riconoscere l'Atman, indistruttibile, uno con la totalità del mondo. Il cuore del padre balzava di gioia per quel figlio così studioso, così avido di sapere. Era un grande sapiente, un sommo sacerdote quello che egli vedeva svilupparsi in lui, un principe tra i bramini. La gioia gonfiava il petto di sua madre quando ella lo guardava, quando lo vedeva camminare, quando lo vedeva sedere e alzarsi. Siddhartha, così forte, così bello, che procedeva con il suo passo snello, che la salutava con garbo così compito. L'amore si agitava nel cuore delle giovani figlie dei bramini quando Siddhartha passava per le strade della città con la sua fronte luminosa, con i suoi occhi regali, così slanciato e nobile nella persona. Sono Gianni Caruso e ho letto l'incipit del romanzo Siddhartha di Hermann Hesse. Buona continuazione!